Allora, il primo incontro con il teatro è avvenuto quando ero in seconda media. I miei genitori mi hanno portato a teatro ed era un'occasione un po' particolare perché ci trovavamo in Africa dove sono cresciuta, a Niamey, in Niger, ed era lo spettacolo degli allievi del liceo. Quindi io vidi i miei compagni di scuola più grandi fare il Candide di Voltaire e rimasi fulminata, innamorata, tant'è che mi portarono altre 3 volte a vederlo nelle sere successive perché volevo tornare a vedere questi ragazzi che si divertivano e sembravano avere trovato un posto dove stare al mondo felici. Li vedevo in ascolto gli uni con gli altri e collaboravano per raccontare una storia al pubblico, per raccontarci una storia e portarci in un mondo fantastico. Da quel momento in poi io sognai di essere al loro posto. Io credo che per una ragazzina di seconda media la cosa che mi scattò dentro per passare dalla platea al palcoscenico fu pensare che lì sul palcoscenico in qualche modo si poteva essere felici totalmente. E tutte le preoccupazioni e le ansie che si possono avere, no, quando si è nella preadolescenza a 12 anni lì sembravano scomparire. Io vedevo i miei compagni più grandi che senza inibizioni si muovevano, ballavano, cantavano e poi ci facevano ridere. Quindi sembravano veramente avere trovato il loro posto nel mondo, cioè per me è proprio questo il concetto, trovare un luogo nel mondo dove sentirsi a casa. Quello che per me è fondamentale, sia come attrice che come regista, è creare degli spettacoli che in qualche modo facciano sì che il pubblico si ponga delle domande e poi faccia anche delle scelte. Io credo molto nel teatro delle origini, quando la comunità si riuniva per riflettere su delle problematiche universali. Oggi si è perso completamente il senso della comunità e poi purtroppo è risaputo che con i recenti tagli alla cultura, e neanche troppo recenti, nel senso che ne fanno sempre di più ogni anno, il teatro sicuramente è una delle arti meno avvantaggiate. Detto questo, la mia attività, come quella anche di tante altre attrici, attori, artisti, che continuano a sopravvivere nonostante le difficoltà e a fare 1000 lavori per continuare a fare ciò che amano, la mia attività è orientata a cercare l'incontro con le persone. Innanzitutto con lo stupore e la meraviglia in luoghi in cui non si aspettano di trovare un attore o un'attrice, vale a dire ritornare alla strada. Per me quello è sicuramente un passaggio fondamentale che deve fare l'artista in questo momento e assumere una funzione sociale in maniera molto visibile e forte. Quindi un'azione importante che deve avvenire in luoghi pubblici. Il processo creativo che mi porta poi a realizzare uno spettacolo teatrale, a interpretare un personaggio, parte da una profonda necessità interiore e non è soltanto una cosa personale, non si tratta di un'emozione personale che deve essere espressa, ma mano a mano che il proprio rapporto con il teatro diventa profondo, si diventa strumenti per esprimere e canalizzare delle urgenze collettive che sono della comunità che poi viene a vedere lo spettacolo. Magari chi viene a vedere lo spettacolo non sa nemmeno di avere quei problemi, ma li riconosce nel momento stesso in cui accadono in scena, sul momento, davvero, davanti ai propri occhi. Solitamente il mio approccio è questo. C'è un personaggio, c'è una storia e allora cerco di ricostruire una biografia immaginaria, vale a dire vado a riempire gli spazi vuoti che non sono scritti su carta, non sono stati esplicitati dal drammaturgo. Questo vuol dire sia fare un'indagine che può coincidere con le intenzioni del drammaturgo, oppure può essere anche una licenza poetica dell'attrice piuttosto che una consegna che mi dà il regista. Poi le varie maestranze entrano in simbiosi, quindi il regista coinvolge gli attori, viene coinvolto anche uno scenografo se la produzione può permetterselo, altrimenti il regista stesso si ingegna a trovare una soluzione povera, no? Per raccontare la storia. Quando tutte le parti quindi si sono accordati come se fossero un po' gli strumenti di un'orchestra, allora si è pronti per fare lo spettacolo. Thank you.
Per me noi artisti siamo dei possibili puntelli per fare sì che la situazione non collassi su se stessa. Il mio sogno è che ci siano dei teatri di quartiere con delle compagnie di quartiere in cui gli attori non sono visti come dei divi. L'attore è un essere irraggiungibile che guadagna tantissimi soldi, non è così per la maggior parte. E sogno un rapporto molto stretto tra cittadini e attori, attrici cittadine che si incontrino e possano insieme riflettere su delle problematiche di quartiere, della città, dello Stato o anche più grandi che riguardano le nazioni, ma tendendo sempre a cercare in qualche modo il sostrato mitico, l'archetipo, quello che ci mette tutti in comunione. Il consiglio più importante che io abbia mai ricevuto in ambito teatrale in realtà mi è stato ripetuto più volte da diversi maestri e diverse maestre ed è quello di cogliere l'occasione, rimanere in ascolto di tutto ciò che accade mentre avviene lo spettacolo e se passa un'ambulanza di inserire la sirena nel racconto oppure se avviene uno starnuto in sala di non ignorarlo, di non far finta che non sia successo niente perché quello rende la recitazione una finzione e se succede qualcosa di esterno che per forza di cose mi tocca, mi coinvolge in qualche modo ciò che accade deve essere accolto e inserito nel racconto. Il punto è che davanti agli spettatori l'attore deve fare un sacrificio, in qualche modo deve mettere in gioco una parte molto profonda di se stesso e deve correre il rischio di essere autentico fino in fondo, costi quel che costi.